Che mal di testa. Mi sento strano. Poracci, bentornati o benvenuti sul TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove una testa di cubo parla di videogiochi. Oggi lo sapete di cosa parleremo, no? Nintendo ha finalmente comunicato la data ufficiale del Direct delle 3 2021 e tra prediction, rumor e aspettative c'è tantissimo di cui discutere, e sì, anche di Switch Pro. Ma non solo, io ve l'ho detto, il clima pre-E3 è assurdo e tra leak, eventi live e annunci improvvisi non c'è neanche un attimo per respirare. Quindi, prima di iniziare, come al solito, mi raccomando, ricordatevi di darmi una mano con un piccolo gesto. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social, in particolare Instagram. E non dimenticatevi di Ko-fi, i caffè virtuali e dei memini in HD, non necessariamente in quest'ordine. Iniziamo con la consueta rubrica degli annunci a caso. Questa volta però non è stata Nintendo a sorprendere i videogiocatori di tutto il mondo, ma Crytek. Gli autori del CryEngine hanno di nuovo affidato la loro creatura più famosa, Crysis, a Saber Interactive per finire quello che è stato iniziato lo scorso anno. Dopo la remaster del primo Crysis, ora è ufficiale. Tutta la trilogia riceverà una versione rimasterizzata che approderà su tutte le console, anche la Switch. Il pacchetto comprenderà tutti e tre i titoli, ma chi ha già acquistato il primo Crysis potrà comprare individualmente gli altri due giochi. Un arrivo graditissimo, anche se con gli ovvi compromessi su Switch, previsto per il prossimo autunno. E intanto continua anche la scalata di Switch che infrange un altro record impressionante in Giappone. Secondo Famitsu, la console ha appena raggiunto le 20 milioni di unità vendute sul suolo nipponico, un risultato ottenuto in poco più di 4 anni. Nella classifica dei software più venduti primeggia Animal Crossing New Horizon con ben 6,78 milioni di copie, seguito a ruota da Super Smash Bros. Ultimate a 4,29 milioni e Pokémon Spada e Scudo appena sopra i 4 milioni complessivi. Un traguardo importantissimo che avvicina sempre di più la Switch a un altro grande colosso dell'azienda di Kyoto, la Wii. Smentito purtroppo il rumor che voleva il ritorno di Metroid in seguito alla comparsa di un placeholder sul sito di Walmart Canada. È stato lo stesso rivenditore a spegnere il fuoco dell'entusiasmo, facendo notare che quella pagina prodotto è sempre stata lì, sin dal primo annuncio di Metroid Prime 4 per Switch, che a questo punto è avvenuto circa un'eternità fa. Questo rende impossibile la presenza di Metroid alle 3? A mio avviso no, e in un Metroid in due dimensioni ci continuo a sperare, ma così come è giusto parlare dei rumor, le storie vanno seguite fino in fondo. In questo caso si è trattato di un vicolo cieco. E a proposito della storia della grande N, la società ha annunciato che convertirà l'impianto di Uji Ogura in un museo dedicato alla storia dello sviluppo della compagnia e della sua filosofia. La Nintendo Gallery, così dovrebbe essere chiamata, sarà realizzata per la fine dell'anno fiscale 2023, quindi entro marzo 2024, e sarà una vera e propria vetrina sul passato Nintendo, con l'esposizione di prodotti storici più o meno conosciuti, ma anche con la presenza di mostre e esperienze interattive. Dopo il Super Nintendo World, un altro motivo per tornare a visitare il Giappone il più presto possibile. Ovviamente pandemia permettendo. Bene, detto questo, passiamo alla bomba della giornata. Nintendo ha finalmente annunciato in via ufficiale quali saranno i suoi piani per l'E3 2021. Sì, poracci, abbiamo finalmente una data per il prossimo Direct e di cose da dire a proposito ce ne sono parecchie. Partiamo dal comunicato ufficiale. I profili social di Nintendo Italia hanno ufficializzato la data del Direct dedicata alla versione digitale delle 3 2021. L'evento si terrà il 15 giugno alle ore 18, quindi durante l'ultimo giorno della fiera. La trasmissione durerà circa 40 minuti e si concentrerà esclusivamente sui nuovi giochi per Nintendo Switch, in particolare quelli in uscita nel 2021. Il profilo americano di Nintendo ha riportato lo stesso comunicato, ma ha anche aggiunto che dopo il Direct ci sarà un Treehouse della durata di 3 ore, dedicate a degli approfondimenti di gameplay su una selezione di giochi. Allora, cosa possiamo dedurre da questo comunicato? Se si tratta di fare prediction e speculazioni, beh, vi rimando al video dedicato dove avevamo passato in rassegna tutti i rumor più credibili riguardanti la lineup di Nintendo per queste tre. E di carne al fuoco potenzialmente ce n'è tantissima. Sono abbastanza sicuro che il Direct si aprirà con il penultimo personaggio del Fighter's Pass di Smash. Immagino ci saranno approfondimenti su Mario Golf, previsto per la fine del mese, Skyward Sword, per luglio, e No More Heroes 3. E magari
anche un primo sguardo a Splatoon 3, annunciato in chiusura del precedente Direct di febbraio. Ci sono però due frasi presenti sul comunicato su cui bisogna porre molta attenzione. La prima è che il focus principale del Direct sarà sui giochi in uscita nel 2021. Questo, a mio avviso, potrebbe essere un segnale non proprio positivo per chi si aspettava di vedere sicuramente novità su Breath of the Wild 2 o, in generale, una presentazione ricca di annunci a sorpresa. Secondo alcuni rumor, infatti, il nuovo capitolo di The Legend of Zelda avrebbe subito dei notevoli ritardi durante lo sviluppo, problemi che avrebbero costretto Nintendo a rimandare l'uscita ai primi mesi del 2022. Escludendo di sicuro qualsiasi riferimento a Metroid Prime 4, secondo voi è possibile un Direct anche senza Zelda? Magari Nintendo potrebbe sviare l'attenzione da Breath of the Wild 2 presentando qualche collection, come la raccolta che vorrebbe riproposti per l'ennesima volta Wind Waker e Twilight Princess, o la tanto rumoreggiata Hero of Time Collection, comprendente Ocarina of Time e Majora's Mask. Il secondo punto è che Nintendo ha specificato chiaramente che la presentazione sarà dedicata esclusivamente ai giochi, un'affermazione che sembra quasi pensata per voler dire «Non aspettatevi nessuna Switch Pro». Cosa significa? La console non esiste? Tutti i rumor degli ultimi giorni sono solo speculazioni senza alcun fondamento? Beh, poracci, dipende da come volete vedere la questione. Per alcuni questa potrebbe essere la conferma che Nintendo non ha alcuna intenzione di sostituire la console ibrida con un modello più recente. Per altri, la dimostrazione che tutto quello che è stato detto negli ultimi giorni era più di una semplice voce di corridoio. Vediamo perché. Tutti i rumor che sono partiti dal report di Bloomberg, infatti, hanno da sempre affermato che Switch Pro, o Super Nintendo Switch, come preferite immaginare che si chiami, sarebbe stata svelata prima del 12 giugno. Questo per lasciare lo spazio agli sviluppatori di presentare i giochi ottimizzati per la Pro durante la fiera, cosa che con l'annuncio durante un Direct fissato per la fine delle 3 non sarebbe stato possibile. Il punto è che ormai è difficile muoversi in questo mare di rumor infondati e presunti leak, visto che più o meno tutti stanno sparando una possibile data riguardante il reveal del nuovo hardware. Per alcuni sarebbe già dovuto avvenire, infatti c'è chi già lo aspettava lo scorso giovedì e venerdì, mentre per altri l'annuncio sarebbe dietro le porte. Special Nick parla di un silenzio che verrà rotto domani, nella giornata di giovedì, anche se guarda un po' potrebbe essere rimandato come già accaduto in passato, mentre Centro Leaks ha una storia molto più elaborata. Il collettivo di leaker infatti sarebbe entrato in possesso di uno screenshot che ritrarrebbe il sistema interno di un importante rivenditore, dove sarebbe presente una pagina prodotto di una nuova Switch, pronta per essere messa in vendita a partire dalla mezzanotte di venerdì. Immagino con un fuso orario nordamericano come punto di riferimento temporale. Questo significa che anche per Central X l'annuncio dovrebbe essere imminente, con i pre-order pronti per essere aperti subito dopo il reveal. Ma in fondo stiamo parlando dello stesso account che aveva dato la Switch Pro quasi per certa già il 27 maggio. Ma poi, con i pre-order aperti in questo modo, vi immaginate che casino con gli scalper? Tremo al solo pensiero. Insomma, poracci, il punto della questione è duplice. Da una parte abbiamo l'ufficialità del Direct, dall'altra i continui rumor su un imminente Switch Pro. Se nel primo caso mi aspetto tanto dalla diretta, ma come al solito vi invito a mantenere la calma, nel secondo caso tutte le sparate dei leaker non fanno che generare confusione. Per me la Pro esiste, ma non ha senso questa attesa spasmodica. In fondo, se ogni giorno è quello giusto, alla fine qualcuno prima o poi avrà ragione. E in ogni caso vi aspetto nei commenti per sapere cosa ne pensate di tutta questa situazione. Quali sono le vostre aspettative per il Direct del 15? Se vedremo o meno Breath of the Wild 2 alle 3 2021? Ma anche cosa vi piacerebbe vedere annunciato? E poi, questa benedetta Switch Pro, si fa o non si fa? Io come al solito vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi do appuntamento a domani per un prossimo video. Io sono il Poro Direct, Michele Pro, ciao! Quando vai male a scuola? Sei un sonaro. No, l'animale, il sona, il sonaro. Il sonaro, ma che... Cercalo. Sonaro mannaro.